Buongiorno ragazzi, allora la notte è passata, è stata una notte di grandi riflessioni e disegni, anche perché mi sono portato avanti tutto il resto e confermo tutto quanto detto ieri sulla procedura di realizzazione dell'Infinibit versione cofanetto miniature, questo ovetto Fabergé che dobbiamo aver pronto tra settimana, meno di una settimana, cioè 10 giorni. Stamattina ho fatto una telefonata con Freud, si sono complicate un po' le cose, ma non che riguardano il cofanetto, che riguardano un'altra parte, la parte della cornice digitale tablet che servirà a ospitare una spiega del lavoro fatto sull'Infinity Grande con una serie di reel filmati a loop. Riguarda il supporto, non sappiamo bene come e dove piazzarlo, se dentro, fuori, destra, davanti. Quindi bisognerà pensare due tipi di supporti diversi, però dei supporti ci pensiamo poi. Ho identificato la cornice digitale, che è difficile da capire bene quale, perché le specifiche che danno sulle cornici digitali sono pressoché generiche, quindi, e poi deve essere anche esteticamente bella, sennò mi tocca imbarcarmi anche il rifacimento di quella. Per cui ce l'ho nel carrello, Amazon, non l'ho ancora ordinata, la ordinerò stasera insieme all'alimentatore. Oggi giornata un po' anomala, nel senso devo dargli una sferzata, devo portarlo avanti il più possibile. Per portarlo avanti il più possibile devo fare un po' meno storie, cioè un po' meno storie parlate almeno. Quindi giornata di realizzazione. Poi a un certo punto uscirò per i materiali, magari vado da Michele Bruno. Non è ben organizzato questo lavoro, ma ho avuto veramente poco tempo e poco anticipo di questo lavoro qua. Però non c'è problema, si fa... Non ci moriamo mica, quindi io direi che io parto, inizio a realizzarlo, serie di storie con poco parlato, tanto dubbi non ce ne sono, se sono dubbi sono dubbi realizzativi, cioè cosa fare una determinata cosa, ma non dubbi progettuali. E se salta fuori un dubbio progettuale ne ridiscutiamo, però in teoria oggi dovrei riuscire a mettere assieme almeno tutto ciò che è l'inner, io l'ho divisi così. Ho diviso il tutto nella mia testa in tre parti, l'inner che è la parte interna, l'outer che è la parte esterna, quella con lo specchio e l'anta e poi l'insegna, già ce la farà anche l'insegna, che sarà anche il caso di mandare in stampa prima o poi, ma non oggi, perché? Perché ho pure finito filamento, io l'ordine ho finito filamento nero, tutte quelle maledette zero clearance mi hanno fatto finire il filamento, io l'ho già ordinato settimana scorsa, spero arrivi a breve. Parto diviso tra banco, laser e tutto, do una pulizia e poi vediamo cosa succede ragazzi, è tutta un'incognita, ho accettato questa corsa qua anche perché è bello così, dai. Poi vi parlo anche dell'Oxilespo e come ci organizziamo per andarci, se volete venire con me, incontrarci e tutto, però verso fine giornata, una bella sferzata oggi dai. Allora, ho qualcosa, o lo faccio così ragazzi con poche storie, cioè al massimo vi faccio i timelapse, o non lo porto a casa ed è prioritario portarlo a casa rispetto allo show.
o l'interno, o almeno una parte dell'interno. Il problema di questo lavoro qua è che è veramente ansiogeno, cioè a parte l'ansia della consegna, a parte di tutto, una roba così piccola, così precisa, così ben fatta, io non l'ho mai fatta, quindi ok. Allora, lui c'è, la cornice c'è, adesso è il momento del plexi. Devo tagliare i pezzi di plexi, sia i front, sia quelli dietro che quelli davanti, che vanno a ridurre questa fascia luminosa che è troppo grande, e poi devo montare solo quelli dietro, perché a quel punto mi servono prima le etichette stampate per metterle dentro e fare l'assemblaggio, per cui devo vedere misure delle etichette e tutto, però va assieme. Sotto entra un'alimentazione, sopra esce ancora, perché lo useremo per l'insegna qua sopra, insegna che poi dobbiamo vedere. Quello che mi preoccupa sono in realtà i pezzi da stampare, la cui tempistica non dipende da me, però poi se ci ragioni, da qui al 20 ci sono un sacco di ore, anche notturne, quindi non mi devo ansiare. Poi proviamo anche l'interruttore, quella è l'unica cosa che vi farò vedere oggi in diretta, la storia, cioè in diretta. Lo vedremo l'interruttore. Potrei anche, a dire la verità, già guardarlo ora, ma aspettiamo un attimo. Ok, i LED, vediamo di finire di mettere assieme questo. Ho risolto anche il problema dell'alimentazione per la dimensione del connettore. Userò questo connettore qua, non ho ancora ordinato l'alimentatore a 24 volt, lo ordino dopo. Userò questo connettore, non mi preoccupa la profondità, cioè l'altezza del connettore, perché ieri, come il mio solito, quello che non stavo ragionando era quadridimensionalmente. Io posso, qua ho pochissimo spazio, si deve alimentare da sotto, perché dal basamento si deve alimentare da sotto, e anche una volta per esempio appeso con i ganci sotto va l'alimentazione, per cui quella è l'unica scelta intelligente. Per lasciarla nascosta in esposizione si fa un foro sul basamento, spunta il picanello, che è il fratello del pistambrillo, e si infila direttamente sotto. Se io volessi infilare qua l'alimentazione non ci starei, perché ho 6 più 6 più 3 di MDF. Però in realtà io ho la scatola esterna, interna sono obbligato a avere questa misura, ma esterna posso farla profonda quanto voglio, quindi mi basta allungare di un altro centimetro, 7 mm, e fare il foro lì. Non è centrale, è disassato, però non gliene frega niente a nessuno, per cui anche quella questione lì è risolta. Faccio il plexi. Allora, sì, forse qualche spiegazione posso anche darvela, se no non si capisce niente. Allora, Piero mi dice che non ha capito perché dico che la sequenza è esattamente una per essere montata. Mi è stata fatta anche un'altra domanda che è più divertente. Piero mi dice che non capisce, per la sequenza è unica, dico che posso un colpo solo per montarlo, e come sono fatti i plexi. Allora, i plexi opachi sono fatti così. Sono dei tappi da mettere di qua e di là, da ogni lato, uno su e uno giù, e sono tagliati dritti con questo piccolo scassino che serve solamente a andare incontro alla canalina, all'opalino, e poi fresati sotto. Sono riuscito a fresarli, quindi anche abbastanza precisi senza sbeccare, basta andare molto molto piano. Vanno montati in un colpo solo, cioè in una sola botta, perché io devo mettere prima... Allora, adesso io ho appoggiato per verificare le misure quelli frontali, perché questo è il fronte, mi sono marcato il fronte. Però... facciamo caso che sia questo, ok? Questo è il disegno finale che risulta... vediamo se riesco... eccolo qua. Questo è il disegno finale che risulta, ok? Quindi la lama di luce si è assottigliata e si allarga solamente in corrispondenza delle... che l'ho persa? Ok. Delle mensole, va bene? Per far sì che la mensola abbia tutto il fascio di luce. Quindi quello è il... disegno della luce in realtà. Io devo prima attaccare quelli sotto,
Poi, una volta che ho in mano le etichette stampate, le mensole, le etichette stampate, metterle dentro, farle capitare lì e poi incollare questo. Così almeno loro rimangono fisse, non possono scappare da nessuna parte perché strozzate dentro e appoggiate. Per far questo però vuol dire che io devo avere questa, la misura definitiva e stampate. Quindi la prima, la cosa che farò adesso, siccome non sono riuscito a calcolare la misura esatta di questa in larghezza perché questo è bombato, è attaccare non questi ma quelli dal lato sotto. Metterli lì. Quando li ho messi lì e li ho incollati, farò le prove con un MDF perché sennò non basta il materiale, per infilare dentro qual è quella giusta. Quando ho trovato la misura giusta, ce le ho pronte e potrei farle già stampare. Una volta stampate le prendo, le metto dentro, incollo questo e tutto rimane fisso. Tutto rimane fisso. E da qui la seconda domanda. Mario, Marco, non mi ricordo, Matteo forse, mi dice: hai pensato di farlo smontabile? No Matteo, non sono coglione, cioè è già un lavoro assurdo, non sono mica il tuo amico Ultraman, cioè non posso farlo anche smontabile, e poi non ha necessità di essere smontabile. È un cofanetto, quando tu compri un cofanetto non è smontabile. Anche questo, sì, cioè, ok, ci puoi sfilare le viti, puoi sfilare quelli, ma non è pensato per essere smontabile. E poi anche pro, cioè, questo aveva un senso farlo smontabile in caso di trasporto, che poi non si è rivelato sensato, però è stato un bel esercizio. Questo non ha alcun senso complicarmi la vita con la smontabilità. Assolutamente. Adesso attacco quelli, così si attaccano bene e dovrò grattare un po' il plexi per far sì che la colla abbia presa e poi posso fare il sandwich. Metterli tutti, metterli con le pinze così almeno si fissano e poi posso pensare alle mensole interne. Mi manca un sacco di materiale perché devo trovare il tempo di andare a prendere il forex perché non me lo danno subito, per cui oggi o al più tardi domani devo andare a il forex, scusate, il plexi opaco, devo andare alla plasting perché non ne ho per fare tutta la scocca esterna e anche le ante che poi vedremo. Finito questo vediamo l'interruttore, vi faccio vedere l'interruttore perché c'è qualcosa che non ho capito di quell'interruttore lì. Ok, questo è l'incollaggio. L'effetto opaco è tanta roba, anche quel disegno lì è molto bello, anche se in realtà poi non si percepirà. Lasciamolo qua. Mentre asciuga, per forzarmi a non toccarlo, mangio qualcosa. E magari vado avanti a disegnare il pezzo in 3D. Ieri ho ristampato la cornice, ma non sono sicuro di averla ancora fatta giusta. Perché secondo me ho sbagliato un pensiero, però va provata. Praticamente come l'ho ristampata la cornice? Allora, ha come al solito la feritoia per incastrare il plexi che poi andrà specchiato. Però da un lato, da questo lato qua, ha anche un'altra feritoia, si vede un po' poco perché è nero, che serve solo per l'unghietta della segretaria, con le unghie lunghe, come li direste voi, dell'unghietta per aprire e chiudere. Quello che non sono sicuro di aver fatto giusto è che io in realtà ho stondato sia questo lato esterno che l'altro lato interno, ma forse dovevo stondare anche questo lato interno, questo lato qua, che è quello che va contro lì, però non sono mica tanto sicuro, però la proviamo, tanto al massimo la si ristampa. Non vi ho ancora fatto un sondaggione per vedere quanti di voi sono dei malfidenti e poterli insultare dopo. Lo porto a casa o non lo porto a casa per il 20? Al caffè bevuto ho mangiato anche i baiocchi. Hanno comprato i baiocchi e il problema dei baiocchi è quando apri la scatola poi la finisci. Allora, qui dovrebbe essere asciutto. Altra cosa da fare subito è incollare dietro lo specchio. Questo non sembra mai lo specchio, la pellicola protettiva. Così va sopra così a tappo e questo ha una solidità. Vi vorrei far vedere anche, vorrei verificare io l'effetto più che altro. Quindi adesso lo smorsetto, gli sbatto davanti provvisoriamente gli altri pezzi e guardiamo un attimo l'effetto di luce com'è, perché secondo me è già tanta roba. Eccolo qua, adesso il fondo non è a specchio, non tolgo le pellicole fino all'ultimo, però l'effetto di luce c'è, fa la giusta luce, già lì si vede un riflesso e si vedrà ripercorrersi. Ora la cosa da fare è assolutamente capire la dimensione finale di queste, che non mi serve
si devono incastrare dentro perfettamente così, cioè da sdraiato le devo mettere dentro e poi mettergli il tappo. Non mi serve né il verificare lo spessore, perché lo spessore so già essere giusto, mi serve verificare l'altezza con quella sotto che è diversa, per cui saranno tutti cazzi di Michi e Bruno stampare quella sotto diversa e non confonderle. Quindi posso benissimo farlo con un pezzo di MDF, tagliando un pezzo di MDF. Allora, la misura di questo, meno 3,3 dello spessore, ma in realtà un po' di più, quindi potremmo lasciare 2,2 di spessore. Facciamo la prova. Sempre bello quando le teorie funzionano. Eccola qua, si incastra perfettamente. Alla fine sono tutte alte uguali, che semplifica un po' la stampa. Ha questo micro gioco che però verrà annullato dal fatto che quando metterò l'altro lato lo morsicherà in toto per così. Ora non lo fa per il semplice motivo che quella non ha lo spessore giusto, però di fatto la morsicherà proprio lì così. Sono tutte uguali alla fine, pongo un punticino di colla. Devo però adesso... Quindi io le taglio in plexias, gli faccio i fori, metto le calamite, poi sono pronte per la stampa e anche sulle calamite facciamo delle ulteriori prove, poi le metto dentro e le incastro qua, basta, lei sta su e le frese si mettono. In teoria ci siamo. Sarà comunque il caso, vai, iniziamo a tagliarle in plexias, che non ho tipo margine di errore perché non ho plexias da un centimetro. Attenzione, attenzione! Quando dietro ci sarà il bianco, come l'etichetta, questa roba sarà luminescente, manco un ghoul di Fallout. E le mensole sono fisse, cioè non si muovono in alcun modo, non si possono sfilare. Ora io ne ho fatte 4, che ci sono, ce ne sono da 2 da 6 e 2 da 7, perché così era il cofanetto originale. Io la vedete un po' opaco perché dietro c'è la pellicola, eh. Tolgo le pellicole tutte alla fine, ragazzi, così non si impolvera la roba. Ora, io ne avrei in realtà anche per fare altre 4 mensole, così che Michi e Bruno abbiano l'opportunità di sbagliarne almeno 2, non di più, perché sono diverse. Però Bruno, che è un uomo che va molto in ansia, quando lo si mette alle strette, cioè quando proprio l'ansia gli sale ai massimi livelli, come per la saldatura della porta, che ero preoccupato che non tenesse, che non fosse capace di saldare e tutto, scatena tipo un superpotere, manco il protagonista di Wanted, che quando va in ansia scatena l'adrenalina e spara curvando i proiettili, e o dà il meglio di sé. Quindi non gli faremo la copia doppia, così almeno esterna il suo superpotere. Adesso è tutto da vedere se non sarò io a sbagliare. Facciamo un ragionamento sulle frese, perché ho fatto un upgrade al sistema di fissaggio delle frese. Partiamo dal presupposto che, come vi ho fatto vedere ieri a video, le etichette vengono stampate qua sotto, piccole, ricamate, delicatine. Quindi io ho pochissimo spazio, soprattutto ho bisogno rispetto sopra e rispetto sotto. Le etichette vengono stampate qua sotto, ma vi ricordo, sono stampate sul retro. Quindi si vedono così, ma in realtà è tutto stampato qua. È tutto stampato destra sinistra, questo non è un glitch di Instagram, lo state guardando destra sinistra perché è destra sinistra, e viene fatto colore bianco, colore, quindi saranno esattamente così le etichette. Va da sé che io devo avere il meno possibile qualcosa che mi venga qua davanti all'etichetta. Allora, ieri la prova che avevo fatto era quella della calamita, una calamitina da 5 che teneva fermo la fresa. La calamita a me piace perché è elegante, però è anche, non è proprio, cioè sì, è solida, però non è proprio solida, e ho paura che tirando poi muova le, non lo so, perché è solida, però la calamita da 5 richiede quella parte lì fresata. Allora mi sono detto, vado un po' più giù, che tanto finché mi incasso in giù funziona, e faccio sì che ci stia la calamita e anche il codolo un pochettino fissato, e ho fatto questa prova qua stanotte, ok? Quindi non ho messo dentro la calamita perché ne ho misurate, però poi si infila anche un po' il codolo e è tutto molto molto più solido, in più c'è anche la calamita. Poi mi sono detto, ma col principio di levare, a me che cosa me ne frega sto giro della calamita? Se io faccio solamente, vedete la differenza tra i tre? Grande, medio, quello con la calamita, piccolo questo. Se io faccio solo una trapanatina da 6 cubi, quel tanto che basta perché la fresa si incastri, dato che sopra ce l'ho lo spazio per tirarla fuori
di questa misura. Io non ce l'avevo per tirarla fuori di tutta questa misura. Chi di voi mi ha detto di fare la fresata? A parte che avrei visto la fresata passante anziché il codolo, anche il prete l'ha capito, non sarei riuscito a sfilarla per tutta la sua altezza. Così invece è fissata a QB, sta fissa, ok? Cioè non cade proprio, e basta toglierla e metterla al pelo così, senza calamita. Quindi io rinuncerei alle calamite e farei questa micro foratura qua, che non fa intravedere davanti praticamente niente. Certo è che la calamita ha la sua ficcanza, però non oppone poca resistenza, ragazzi, eh? Cioè ne oppone un bel po' di resistenza, quindi non lo so. Non so sinceramente, e non ho voglia di tagliarne due per fare poi l'eventuale prova messo lì, quando è dentro il cofanetto, perché è vero che il cofanetto ha un certo peso, aleante, oppure è attaccato al muro. Non lo so. Io eliminerei un pezzo, eliminerei la calamita e farei il concetto, quello che abbiamo detto prima, quello con solo il... con solo la sede. Sì, è molto più semplice. Adesso poi la mensola non è neanche fissa. Sì. Ok, foriamole tutte così. Niente calamita. Ok, cioè funziona, queste si tolgono e si mettono senza problemi. Ora in realtà c'è da fare una cosa, io dovrei andare a prendere il plexi e ordinarlo anche per il cubo ovviamente, e in quello devo parlare prima con Michi Bruno e portare l'etichetta a stampare a Michi Bruno. C'è una cosa che non mi devo dimenticare, il rovere per fare il giro, perché secondo me, allora qualcosina ce l'ho, perché qualcosina ce l'ho, però secondo me non abbastanza per arrivare a fare tutto il giro. E poi soprattutto se parto da una roba del genere ne mangio via un casino. Devo dell'impiallacciatura, mi serve solo dell'impiallacciatura. Però dicevo, cosa più importante, per una volta facciamo le cose cinture bretelle veramente, dato che io ho simulato la dimensione delle frese, facciamo lo sforzo di toglierle tutte da qua e metterle lì dentro, così almeno siamo sicuri che ci stiano e stiano nella posizione giusta. Soprattutto devo controllare di aver imbroccato questo, perché qua c'è un baraggio che è questa misura, che è 2 mm più grande di quella. Ho dovuto barare per queste dimensioni, così almeno testiamo tutto con attenzione senza rovinarle e poi le rimettiamo dentro. Queste qua, come vi dicevo, si portano dietro tutto il cofanetto, non si muovono. Diciamolo piano, sta venendo come dovrebbe venire. Vediamo cosa succede. Metto dentro le frese e vediamo come stanno. Allora sì, ho imbroccato tutte le misure giuste, le distanze giuste, perché le frese ci stanno e sono comodissime. Allora, due domande sono arrivate, stanno anche benissimo. Due domande sono arrivate. I nomi, ragazzi, c'ho, è già tanto se ricordo il nome di Anna la sera. La prima domanda è se non voglio verificare l'effetto Infinibiti, dato che in fiera ci sarà molta molta luce. In realtà in fiera c'è tanta luce quanta ce n'è qua, perché io ho veramente tanta tanta luce e i soffitti in fiera sono più alti, per cui sì, in realtà io l'ho già verificato. Io ho già preso il pezzo di specchio e il pezzo di pellicola che avevo nelle prove e l'ho già verificato, ma voi no. A parte questo, l'altra domanda invece, che mi ricordo esattamente come si chiama, che si chiama Achille, che è un nome particolare, che mi dice: potevi farlo universale e non avresti potuto, ma potevi farlo universale come hai fatto quello grande che supporta sia codolo 8 che 12 cose. Achille, a parte tu non aver capito che tipo di lavoro è questo e perché è diverso da quello, è ora che lavi i denti e vai a letto. Mentre l'ultima non è una domanda, ma è un'affermazione, ma qui ho dimenticato il nome, che mi dice: occhio a non confonderle, perché sennò non capisci più quali sono. In realtà, questa è una cosa che ho scoperto anch'io da poco, così facciamo anche un test di sfilaggio. In realtà,
tutte le frese Freud, non la metteremo a fuoco mai questa cosa, invece sì, hanno sul codolo marcato a laser tutte le informazioni del caso della fresa. Quindi il numero, mi sembra sia anche la produzione, e le misure, l'altezza, il numero di giri massimo. Però il numero sta marcato al laser sopra qua. Quindi potrei anche mischiarle in un sacchetto e poi rimetterle a posto. E infine c'è Mario che ha un sacco di tempo libero e mi fa il fotomontaggio dell'Infinibit, del mini Infinibit col mini me. In questa sera tagliamo anche Freud, così almeno vediamo se la ripubblicano. Ci abbiamo il mini me. Questa è una citazione solo perché ha visto Austin Powers. Adesso sono le 15:11. Raggrumo un attimo le idee, dico raggrumo apposta, non mi correggete, per il semplice motivo che devo capire come mi conviene procedere, perché secondo me devo raggrumare un attimo le idee. Perché per andare alla plastica devo passare da Michele Bruno. Per passare da Michele Bruno domani, secondo me conviene chiedere se posso passare tipo tra mezz'ora da Michele Bruno, portargli le etichette, confrontarmi con loro per il cubo, così domani mattina, dato che poi oggi è tardi, andare alla plasting. Però volevo andare un attimo avanti anche con l'esterno. L'interno in teoria è fatto, eh? Quello che io ho definito inner è praticamente fatto, perché poi insegna e connettore e interruttore è tutto sulla scocca esterna. Le rimetto a posto. Allora, ho fatto le mie belle tre call. Tutti i giorni ci sono tre call da fare. Ho messo in incollaggio il fondo di questo, cioè sta incollando, ma in realtà è anche già incollato. Quindi abbiamo lo specchio. Questo è fatto così. Ora, per fare il resto, io dovrei fare la cornice, fare la scocca esterna e la cornice. Però, della serie, l'ordine giusto non è mai quello corretto. Devo anche tagliare i capelli magari per la fiera. Ah, poi vi dico, se non è stasera è domani, vi dico quando sono in fiera, perché me lo state chiedendo tutti e c'è anche chi vorrebbe venire qua prima della fiera. Possiamo organizzare anche questa cosa, però sappiate che io sarò molto in fiera, quindi se volete venire a fare un giro qua, magari in gruppo è meglio, facciamo le visite guidate come al Cenacolo, posto dove ho lavorato per tanti anni, per 2 anni. E non singolo, anche perché io sarò spesso in fiera tra il 21 e il 24, quindi dobbiamo coordinarci, ma lo vediamo poi, ora al lavoro. Dicevo, l'ordine giusto non è quello corretto, quindi siccome non ho il plexi dello spessore giusto, o meglio della dimensione giusta per la cornice, e devo ancora capire che materiali devo recuperare oltre all'opalino nero, soprattutto per la scocca in plexiglass, quella grande, vado da Michele Bruno, gli porto le etichette e mi confronto con loro, perché loro si occuperanno della parte di stampare le etichette e costruire il cappellotto a tutto l'espositore, il cubo 60x60x60, e vorrei sapere da loro che spessore è meglio usare, così sono più comodi. L'idea mia è fare uno spessore ingente e ingombrante, al di là del costo, perché rende tutto ancora più pregiato sotto una teca, come se fosse una roba costosa. Così se faccio sta roba e loro mi cedono un pezzo di plexi, domani mattina vado a ordinare tutto il resto del plexi, poi torno e andiamo avanti. Al più presto bisogna definire l'insegna per passare i collegamenti e iniziare a stamparla, e le cerniere. Ci sono da disegnare queste cerniere qua in forma ridotta, tenendo conto di come faremo l'anta, che io ho qua, ma secondo me faremo un po' più spessa di singolo foglio. La faremo, secondo me, doppia. O potremmo farla doppia, non piena, ma doppia con cornice, in modo da fare esterno nero e interno bianco. Raccatto la mia mercanzia e vado, soprattutto le idee, vado da Michele Bruno. Qualcosa oggi siamo andati avanti, però non è detto che non andiamo avanti anche al rientro, anche se in realtà è già tardi. Se ci vediamo, ci vediamo dopo. Allora, Michele Bruno sempre preziosissimi e disponibili. Sono arrivato da loro, gli ho portato le etichette, le mensole, le etichette da stampare, e ho lasciato il file sulla chiavetta attaccata al computer. Glielo manderò via mail. Quando qualcuno non ce la fa, non ce la fa in ogni dove. In più Bruno mi ha anche dato del rovere, delle assi sottili di rovere, che non è impiallacciato,
sono tipo un centimetro e mezzo, e adatterò queste così recupero i tempi, trovo il modo di portare queste qua a misura, però questa è l'ultima fase perché l'impiallacciatura la facciamo per l'ultima. Ci siamo confrontati anche sul tipo di plexi da prendere per fare il cappellotto cubico, abbiamo votato per un 4 mm, a me sarebbe piaciuto usare un 1 e fare una struttura, però viene un peso smisurato, quindi faremo un 4 mm. Domani mattina io vado a ordinare il materiale, così col materiale, cioè con quello che serve più il plexi nero, quando mi arriva, che sarà pronto secondo me già lunedì, riesco poi a completare la scocca. In previsione di lavorare domani sulla scocca esterna, io direi che adesso mi concentro sull'insegna. Purtroppo non riesco a fare le cose lineari in questo lavoro perché se faccio un solo pezzo alla volta non ci sto coi tempi. Quindi riduzione in scala dell'insegna rispetto al grande, devo trovare la misura giusta, però non è solo una stampa in percentuale, perché lo spessore di tenuta di tutto deve essere uguale. Sulla scorta dell'altra volta, che abbiamo messo tutta la carta intorno per far riflettere meglio, a sto giro che abbiamo la bambù, possiamo fare qualcosa di più ficcante sull'insegna, sempre col plexi rosso davanti, però possiamo fare qualcosa di più ficcante. Direi che ci aggiorniamo domani, ragazzi, che gli diamo un'altra bella botta. Oggi almeno l'interno è portato a casa. Ve lo dico io che ho visto già l'effetto Infinity Mirror. Ci siamo, cioè funziona. Poi così in piccolo funziona ancora meglio, perché nella prova che avevamo fatto per fare quello grande avevamo una fresa nello spazio piccolo. Qua ho fatto un po' di formaggio, qua ne abbiamo 26. Dai, ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi, allora presto che tardi perché sono le 11, stamattina avevo una call, una roba registrata, una roba che tanto la vedrete sicuramente tra poco, Infinibit, Freud Miniature. Ieri abbiamo composto l'interno, Michi e Bruno hanno le etichette da stampare e io stanotte sono andato avanti su una parte, sono andato avanti sull'insegna, come traslare quella in quella misura e far sì che funzioni lo stesso. Non è, come qualcuno mi ha suggerito, semplicemente stampare il file ridotto, perché quella aveva le pareti per esempio spesse da un millimetro, se lo riduco non funziona, capire la nuova proporzione perché non è semplicemente diverso, e cambia anche il modo di produrla, perché non solo perché ho la bambù, ma anche perché certe cose non si possono fare nello stesso modo. Vi faccio vedere cosa ho fatto, poi però al ritorno facciamo tutti i ragionamenti progettuali. Quello è quello che ho portato a casa stanotte. Ora, questo per farvi capire la dimensione, ben lontani, al di là dell'effetto che vedete a video che di persona è diverso, ben lontani da quello che voglio, ben lontani dalla perfezione. Ora però devo scappare a prendere il plexi, se no non me lo danno in tempo e non faccio in tempo a finire il lavoro. Oggi andiamo verticali sull'insegna e sulla scocca esterna, cerchiamo di risolvere soprattutto l'insegna, quello lì è il piede perno, poi a un certo punto dobbiamo occuparci anche della lama però. Io ho letto una cazzata, non posso andare a prendere il plexi adesso perché aspetto tre consegne che servono per il lavoro, quindi o vado a prendere il plexi o manco le consegne. Siccome il plexi posso andare pomeriggio o lunedì e poi pregarle in ginocchio di fronte all'ufficio vendite di tagliarmelo subito, adesso possiamo andare avanti. Allora, stavo guardando gli ingombri per capire come fare i fianchi, ragazzi, perché la scocca esterna, in realtà l'unica parte importante della scocca esterna è il sotto e sopra, i fianchi non ci importano, il sotto che dovrà ospitare l'alimentazione e il sopra che dovrà ospitare l'insegna. Il tutto deve diventare un po' più spesso, che okay? Deve cambiare un po' più spessore, perché come vi ho detto ieri, ragionando quadrimensionalmente, il connettore, dato che non ci sto come spessore nel farlo qua sotto, posso metterlo dietro, posso riservarmi un piccolo spazio dietro, proprio il minimo sindacale, ok, per mettere il connettore. Devo fare un po' il punto per iniziare a tagliare i pezzi al laser del sotto e del sopra. A questo punto, se dietro ho tutto uno spazio cavo di rispetto, posso benissimo, questo cavo qua che ho messo qua non mi serve più a niente, perché posso far venire su le connessioni da qua, però c'è anche l'interruttore, dobbiamo capire anche la questione dell'interruttore, spazi risicatissimi in questo caso qua, piccolissimi. Devo fare un attimo mente locale da cosa partire. Ok, ci sono, devo partire dalla parte più complicata a sto giro, il sotto. Il sopra è l'insegna, la possiamo vedere dopo, si attacca a parte, possiamo fare tutti i ragionamenti del caso, ma è estetica. Poi ieri ho supposto i tempi di stampa, ma in realtà tanto è piccola, si stampa facilmente. Il sotto,
Il sotto è il conto telaio che va qua, con poi anche la parte ovviamente di plexi. Quindi devo ospitare qua l'interruttore che va contro l'anta e dietro devo ospitare questo. Lo farò in due pezzi per praticità, tanto poi sopra ci va il forex. Non è vero che mi serve il forex, il plexi, non mi serve che di avere già qua il plexi, perché posso fare i lavori senza problemi e attaccare dopo la scocca. Vado molto random con le parole, ragazzi, perché lo sto progettando al volo. Quindi qua c'è l'interruttore. Che interruttore è? L'interruttore è questo tipo di interruttore. È un interruttore magnetico microscopico. È un interruttore che mi avete consigliato voi, il più piccolo che ho trovato, i micro switch. Quelli hardware, anche quelli da stampa 3D, sono comunque troppo grossi, quindi sono andato su questa soluzione qua. Perché mi sta perfettamente nello spessore. Ovviamente è un interruttore normalmente chiuso, quindi una volta collegato, adesso lasciate stare l'ambaradan che tiene semente fermo. Una volta collegato, lui lascia sempre aperto. Quando gli si accosta un magnete, si spegne. Quindi c'è il suo magnetino che andrà sull'anta che spegne. Quello che mi perprime in realtà è l'estrema precisione che ci vuole. Cioè, così è spento, ma se io lo sposto in là anche solo di un millimetro. Vedete? Cioè lo sto spostando veramente di millimetri, ma neanche di millimetri, cioè di niente. Quindi il piazzamento del magnete deve essere precisissimo. Non ho neanche capito se il magnete deve essere polarizzato, cioè se deve avere un senso il magnete, il polo dov'è. Comunque nulla mi vieta di mettere sull'anta tre di questi magneti qua. In realtà funziona anche a distanza. Vedete? E a me interessa perché, siccome davanti a questo pezzo qua, per coprire l'interruttore incastrato dentro, davanti ci sarà il plexi che dà rifinitura. Forse, non sono neanche sicuro, io ho bisogno che funzioni anche attraverso il. E funziona lo stesso, sì. Funziona anche attraverso il plexi. Poi in realtà dipende dalla potenza del magnete. Ora, quindi devo capire dove incastrare questo, fare tutte le tracce per far passare anche quei cavo lì e i cavi di collegamento. Fatto sotto, tutto dovrebbe essere un po' più chiaro. Allora, ho cambiato un po' le carte in tavola perché ci ho ripensato. Innanzitutto Federico mi chiede se non mi conviene mettere il contatto normalmente chiuso nell'anta. In realtà è uguale, l'anta mi complica solo il passaggio cavi. Comunque, la strada di prima era creare praticamente la parte di MDF che vi avevo fatto vedere con dentro il contatto annegato da 6 mm, l'MDF, metterlo sotto, ok, così. Far passare anche i cavi fino a dietro e dopo rivestirlo col plexiglass. E mi sono detto, perché usare l'MDF? Usiamo due livelli di plexiglass. Uso due livelli di plexiglass e ho già belle che fatto tutta la mia pulizia. Qui passano i cavi, qui c'è il connettore dietro. In teoria così, agganciato quello, ho anche meno spessore per tutto il bordo esterno. Che a quel punto non viene da 6 più 3, 9, ma viene da 6 più 6 qui e soprattutto mi rimane bello lucido sul fronte invece che poi avere l'opaco da questo lato. Quindi i lucidi, ragazzi, tutte le parti lucide, alla fine ho deciso che non farò il 45 gradi, o meglio, farò il 45 gradi, ma non per giuntare a spigolo vivo, perché voglio dargli ancora più tridimensionalità. Quindi, una volta che avrò fatto tutto il rivestimento, andrò a prismare tutto il solido. Quello che non ho fatto in quella parte lì stampata al laser, che fra l'altro sono gli ultimi pezzi che ho di opaco, sono i fori per queste, che li devo vedere in opera e li devo forare. Adesso devo assemblare questi due sandwich e fare i collegamenti, per cui è un attimo un lavoro
delicatino. Cercherò di lasciare coperto il plexi più possibile fino all'ultimo momento. Allora, ho appoggiato appena appena il basamento, c'è la fresata, passa dentro tutto, di là escono i cavi, dietro c'è tutto lo spazio, c'è accesa quella, quando mi avvicino con la calamita, adesso becco il punto, poi dopo sarà fisso, ecco qua, dov'è? Qua, quindi si accende, si spegne, si accende, si spegne, quando apri l'anta, quando chiudi l'anta, quando apri l'anta, quando chiudi l'anta. Non ho messo il suggerito di Francesco, comunque non era nell'anta anta, ma era qua di fianco. Non l'ho fatto qua di fianco il sensore, per quanto mi avrebbe, vabbè, sarebbe stato uguale a dire la verità a livello di fresate, ma non l'ho fatto qua di fianco perché, siccome se guardate la prova con la calamita, non serve arrivare a contatto, basta anche solo, ecco, guardate la distanza, c'è un centimetro, vorrebbe dire, se la mettevo qua, aprire l'anta a 180 è già in esposizione, tipo non va bene, perché deve stare aperto a 135 per farlo stare in piedi. Inizia a comporsi qualcosa. Ottima l'idea di eliminare il secondo strato di MDF, così almeno abbiamo ancora più pulizia, abbiamo il bordo lucido lì e ci sta tutto, questa alternanza lucido opaco. Una variante da quello, ma ci sta che ci sia una variante. Molto complicato tradurre quello in questa dimensione, eh? Immaginavo un po' meno casotto. Ora, a dire la verità, adesso guarda, adesso ho problemi materiali, perché ho finito tutto il plexi e nessuno sta consegnando, quindi non posso neanche andare a prendere il plexi e chiude anche presto la plastica, quindi non farò neanche in tempo, neanche oggi probabilmente. Posso ragionare sull'insegna, perché vi spiego qual è il ragionamento. Questo cavo qua che ho fatto stanotte, questo cavo qua di fatto non serve più a niente, perché adesso, piuttosto che fare una fresata, è molto più comodo venire su direttamente da dietro con tutti i cavi e lasciare tutti i cavi dietro, così magari lo sportellino dietro lo si fa avvitato, così almeno è pure ispezionabile. Adesso l'ho spento, ho attaccato la calamita, così non sta acceso tutto il tempo che parliamo. L'insegna. Allora, come vi dicevo, i cavi vengono dietro, lì avevamo fatto questo lavoro qua. Le lettere non sono unite e non si possono unire. Non esiste fargli un tacco sotto per far passare i cavi, non esiste attaccare le lettere, perché abbiamo già fatto il discorso sul logo, l'abbiamo capito tutti tranne il panaio, e quindi le alimentazioni devono essere singole. Lì ce l'eravamo cavata con dei cavi che passavano da dietro, che sulla dimensione del tutto ci può anche stare. E soprattutto lì, per una questione di prospettiva, abbiamo tenuto l'insegna staccata. Qua non è detto che dobbiamo tenere l'insegna staccata, quindi al di là dell'ingegnerizzazione di questa, che adesso vi spiego, e della sua dimensione, che secondo me, devo dire che circa quasi c'è anche, si può fare anche un po' più grande, e poi vi spiego che misura ho fatto, io ho pensato di farla così. Molto semplicemente, ogni letterina ha un cilindretto sotto. Adesso lasciate stare la lunghezza del cilindretto. Nel plexi che va sopra c'è scavato, ok? Avendo due strati, in uno passa il filo, quindi c'è la fresata come l'avete vista prima sotto, nell'altro sopra c'è solamente il cerchio, così la lettera va a incastrarsi. Se poi si deve andare a incastrare a contatto col plexi, perché tanto la prospettiva ci fa vedere lo stesso insegna, o staccata appena avere un cilindretto sotto, quello lo possiamo vedere. Il vero casino di questa insegna è mettere i LED, che questo è il vero bordello, mettere i LED qua dentro. Non ce ne stanno tantissimi, i LED si tagliano esattamente a una misura prestabilita. Ora voi l'effetto vedete così, ma ho sbattuto dentro i LED a caso, era solo per vedere di replicare quello. Per quanto riguarda la realizzazione dell'insegna, invece, è completamente diversa da quella là, la produzione intendo. Per fare l'insegna grossa abbiamo fatto tre pezzi. Avevamo il plexi da 4 mm rosso, qui dietro c'era la carta di fusione, la cornice che si applicava sopra e teneva fermo il plexi, e lo scatolato dietro. Qui non posso fare lo stesso gioco, per il semplice motivo
che la cornice verrebbe estremamente piccola. Già ho dovuto praticamente ridisegnarla tutta in Fusion, perché una volta presa quella è ridotta. Allora, quella è da 60 su un mobile da un metro. Questo è circa quasi 23, l'insegna, pensavo di farla un 15, giusto per stare più o meno sulle proporzioni là. 15 mi si è rivelata troppo piccola, allora l'ho portata a 18. Questa è l'altezza della lettera di un'insegna che verrebbe larga 18. Secondo me la sensazione, cioè secondo me, la mia sensazione è che in realtà, per quanto tutto debba andare in scala, quella deve essere un po' più urlata rispetto a quella proporzione. Quindi andrei su un'insegna da 20, cioè un'insegna più o meno di, la mia spanna è 21,5, più o meno di questa misura qua. Tenete conto che dobbiamo aggiungere 3,3. Però questo ragionamento l'ho fatto io, ok, quando qui avevo 9, adesso qua ho 6, quindi cambia, qui anche i millimetri contano. Altro discorso è lo spessore. Non posso fare una roba troppo profonda, perché sennò questa roba qua viene gnucca e stagna, non ha delle belle proporzioni, non ha un bello slancio. Però non posso farla neanche troppo sottile, perché questo qua viene profondo 11. Quindi, soprattutto, a differenza di quella, non sarà centrata, sarà portata sul davanti. Poi davanti abbiamo ancora l'anta. Questo qua chiuderà alla fine a circa 13. Perché supponendo un'anta così, anche lei, a doppio strato, che a questo punto forse anche qua possiamo evitarci l'MDF, cioè possiamo direttamente andare con solo laminato, cioè un'anta molto più fine, questo qua sì, verrà 11,6, una del genere. Capire come attaccare qua le cerniere, poi è tutto un altro discorso. E su questa proporzione io non la terrei centrata, la terrei non davanti come l'abbiamo tenuta l'altra, ma la terrei tipo a 3/4, una roba del genere, quindi più o meno qua. Sento il bisogno di staccarla, non di lasciarla appoggiata, ma lasciarla staccata, anche se si vede sotto il cilindretto, non è un problema. Così potrebbe avere da 20 la proporzione giusta. È tutta da provare anche l'insegna. Ora vorrei però capire come fare, dato che non ho più materiale, a cercare di produrre l'altro pezzo, quello che va sopra. Perché così a quel punto, quando ho l'altro pezzo che va sopra, posso fissare quello sopra, posso fissare quello sotto, fissare quello sopra, togliere sto cavo qua, e al netto di tutte i collegamenti che adesso non mi interessano, iniziare a fare, adesso la cornice non è unita perché manca il vetro, si unisce col vetro, iniziare a fare i fori per mettere questi qua, perché questi qua alla fine saranno, cioè avranno una vitina a vista sopra, non si può fare tutto nascosto, però sarà estetica e sarà molto bella. E qua dentro ci va uno di quelli da infilare a caldo. È vero, quello è filettato, quindi quando apri il filetto fa andare su e fa andare su giù l'anta, però è talmente di micron che non cambia niente, non se ne accorge nessuno. Quindi devo cercare di capire come fare quell'affare lì, dato che ho materiale per tagliarne, cioè guardate lo scarto che mi sto portando a casa, ho materiale per tagliarne ancora uno di quelli lì, non ho materiale per tagliare altro, se no devo fare a pezzi. Adesso cerco di capire com'è il giro del fumo di quella parte lì, anche in funzione di dove devono venire i cavi, più che altro. Allora, continuate a fare la domanda: come fa ad accendersi se l'anta è chiusa e il contatto è... Non è quest'anta aperta, ragazzi, è questa, è esattamente uguale. C'è quest'anta che è quella che fa scatenare il contatto, l'altra anta, e poi c'è l'anta centrale, l'anta interna. È esattamente uguale a quello grande, il meccanismo è lo stesso. Adesso, allora, facciamo un altro punto. Ho fatto il perno su cui andrà la... Non ho ancora fissato questi due. Ho fatto il perno su cui andrà la cornice e mi sono accorto che, come immaginavo, l'ho pensata sbagliata. La cornice, adesso non è assieme, è pensata per andare così. Vediamo se riesco a fare caccia. Ok. Io cosa ho fatto? Ho fatto stondato questo spigolo, perché deve poter uscire, ok? E poi ho fatto stondato questo spigolo, perché quando è in qua deve poter ruotare. Non ho fatto stondato questo spigolo, per cui adesso, quando questa è qua e gli va contro, ok, perché deve andare perfettamente contro, e questa apre, spinge indietro quella lì, quando torna in posizione lo lascia staccato, per cui
Anche la cornice è da ristampare. Verifico anche, forse è questo spigolo che non serve che stia, che ci sia. Sì, in effetti forse è questo spigolo che non serve che ci sia. Vabbè, sono 4 ore e mezza di stampa, però non è una cosa da mettere su oggi. Adesso, in realtà, io spegnerei il laser perché, allora, un po' di consegne sono state fatte. O meglio, mi hanno consegnato il filamento nero, che serve solo in parte a questo lavoro, ma serve per la maggior parte per le zero clearance, per un altro discorso. Tra l'altro, nota di colore, il fattorino DHL che mi consegna sempre i filamenti è identico a Geppetto Digitale, cioè è il sosia, cioè o c'hai un fratello che abita a Milano, oppure è uguale, la prossima volta gli faccio una foto. Beh, Amazon ha consegnato anche l'alimentatore, 24 volt 1 ampere, e ci sto alla grande perché alla fine tutto consumerà meno di 0,6. Ok, devo verificare solo che andasse bene il connettore, che avessi imbroccato la misura. Questo ha il negativo esterno e positivo interno, devo solo ricordarmelo quando faccio la saldatura. Hanno consegnato anche la cornice digitale, che vedremo poi per ultimo. Manca la consegna del serbatoio della macchinetta del caffè che ho sfondato, però di quello me ne fotto. Adesso prendo, esco e vado a prendere il Plexias. Così, se riesco, per grazia di Dio, a farmi tagliare, casomai non me lo faccio neanche tagliare, lo metto sul furgone all'asta intera, mi faccio tagliare solo la metà. Il Plexi, quello nero opaco, domani e dopodomani, sì, so che è domenica, ma questa volta si fa un'eccezione che poi è più caldo la regola. Posso tritare via tutto, così poi da consegna, da fare tutto, perché una volta, perché non è che manchi tantissimo a fare il grosso, una volta che ho lo stesso sopra e questo è tutto inchiappettato, tutto con anche, ma ci siamo, poi ci sono tutti i peli, loro mi danno, Michi e Bruno mi danno le etichette, io faccio l'insegna, cerchiamo di capire come fare la maniglia e poi le cerniere e ci siamo. Però se io avessi tutto quel materiale lì per poter giocare in abbondanza, mi evito anche di usare l'MDF, anche se non sono proprio sicuro di non usare l'MDF sulle ante, però lo vediamo poi. Niente, vado a prendere il materiale. Comunque ragazzi, fatemi venire un'idea ficcante, perché io non sopporto più, non so voi, ma io non posso più farlo saldare in questa situazione. Cioè voglio una zona, un angolo, un setup, qualcosa dedicato all'elettronica, alla saldatura, probabilmente del banco, saldatore, tre cazzi e mazzi. Così non si può andare avanti a lavorare così. Così vado lì quando devo saldare qualcosa. Così è insostenibile. Quante luci ho acceso? Vado, corro a prendere i materiali. Plasting sempre disponibilissima. Mi taglio tutto subito. Torno a casa con tutto il materiale. Allora, materiale recuperato. Adesso fatemi fare mente locale. Ragazzi, è un rush bestiale questo. Fra l'altro, del trasparente per fare la teca, che ho preso una lastra in più, l'ho fatta tagliare 70x70, poi le taglierò io a misura per darle a Michi e Bruno da incollare, sono riuscito a prendere solo il necessario, ok? Mentre della lastra bisatinata nera, quella lì, ho dovuto comprare tutta la lastra, 3 metri per 2, che mi hanno tagliato in pannelli da 170 per farle stare al laser. Ma ho Plexias nero opaco per l'eternità, potrei farne altri 50 di questi cofanetti qua, non li farò. Ci inventeremo qualcosa per cui serve il satinato, delle insegne, delle scritte, qualcosa. Ora, mi avete chiesto tutti se non posso girare la cornice per così, ok, in questo senso. No, per due motivi. Uno, mi serve la stondatura da entrambe le facce, sia davanti che dietro, per il movimento, se no non funziona. Nel grande funzionava, ma le cerniere nel grande spostavano all'esterno tutta la cornice, quindi non c'era problemi. E due, a sinistra ho stampato il taglio per la maniglia per prenderlo, quindi anche volendo non posso lasciarlo dietro, quindi devo per forza ristamparla, non ho altra scelta. Però la ristampo stanotte. Adesso io vorrei arrivare a questo punto qua per lunedì fatto tutto il blocco principale, così manca solamente le ante con le cerniere, la boiserie intorno e la lama. Se lunedì arrivo così, dato che la deadline è, ho ancora tutta la settimana prossima, poi il 20
io sono accreditato come allestitore all'Oxilexpo per andare a montare, dovrei farcela così. Quindi si lavora anche tutta domenica e casomai le notti che servono. Per fare la struttura esterna adesso, per finire tutto il giro in giro, non mi basta tagliare al laser praticamente, perché avendo pensato, come mio solito, da idiota, tutto inchiappato uno sull'altro, e avendo su quello sopra i fori dove incastrare le letterine, in modo che rimangano incastrate senza bisogno di collare niente, e soprattutto sfilabili nel caso serva, dato che il tappo dietro lo facciamo smontabile per i collegamenti che non si sa mai, devo per forza disegnare la scritta. Io ho disegnato solo la F ieri e l'ho disegnata su una base 18, la base voglio portarla a 20, quindi la lettera si ridimensiona e anche gli spessori cambiano e anche il cerchio cambia. Quindi non dico stampare, ma devo per forza ridisegnare la scritta. Se no, se non ho la scritta ridisegnata con sotto i tondini che sporgono, non ho idea di dove devono capitare e quindi dove devo tagliare al laser. Quindi devo per forza andare al computer adesso. Quindi un bel rush, appena rientro, un bel rush di Fusion, cazzo, sono già le 4 e mezza, stasera alle 7 e mezza ho anche un aperitivo, un bel rush di Fusion per ridisegnare tutta la scritta e ricavare la forma del top. Sono confidente che ce la si può fare. Che cazzo me ne faccio di tutto quell'opaco lì, nero opaco? Figo, ma non so che cazzo farne. Allora, se non mi viene un infarto, sto ora un miracolo. Miki, Bruno, procuratevi una commessa dove serve il plexi satinato, perché cioè ne ho qua una valanga, nero bisatinato. Per fare il lavoro a me bastano queste, o mezza di questa. Per cui, organizziamoci. Il sotto ce l'abbiamo ed è così, dobbiamo fare il sopra, e il sopra mi serve l'insegna. Quindi, molto easy, Fusion 360 e l'insegna. Vediamo di portare a casa questa. Se per stasera, alle 7, anche se i tempi sono un po' stretti, riesco a definire tutti i tagli, tutte le cose da stampare, può darsi che se stanotte mandi stampa e taglio, io ce la faccia. Ricordo che le musiche delle storie riflettono sempre il mio stato d'animo in quel momento. Allora, ho fatto l'insegna, una parte. Questa è quella del mini Infinibit, questa è quella dell'Infinibit. In realtà sembra perfettamente uguale, in realtà è completamente diversa. Perché qua avevamo la cornicetta che andava a cavallo del rosso e del nero, che morsicava il rosso così. Ora, riducendo tutto, la cornicetta è impossibile da fare. Quindi l'operazione è in realtà un'altra. Cioè, se la trovo, eccola qua. Ok. Lo spessore del nero termina con 3 layer di bianco e il rosso, di fatto, è solamente incastro dentro. Perché tutta questa difficoltà? Perché io posso cambiare tutto, dicevo, posso cambiare tutto di questa insegna qua, escluse le proporzioni, le dimensioni, il carattere, tutto. Quello che però non posso, cioè posso cambiare gli spessori del nero, il fondo, quello che non posso cambiare è lo spessore del plexi. Io posso solo usare quel plexi da 4 mm. E se era da 4 mm in una scritta da 60 ed era 4 mm in una scritta da 20, va da sé che devo fare tutto diverso, perché la costante mi rimane quella. Quindi è stato un po' un delirio. Stanotte ho provato anche a stampare con del filamento rosso e usarlo contro luce, ma non viene bene, cioè non è troppo coprente e soprattutto non diffonde bene. Per cui il plexi diffondeva bene, squadra che vince, non si cambia. Adesso, la parte che manca da definire è il sotto, dove devono comparire i cilindri alti un tot, ho fatto qua la simulazione, perché alla fine vorrei lasciarla staccata lo stesso, l'insegna, quindi un pelino la lasciamo staccata, 5 mm, quindi 5 mm di stacco, 5 mm, 3 mm di plexi, vediamo di andare giù ad incastro. Per determinarmi tutti i fori, quando avrò determinato tutti i fori, alcuni dovranno essere doppi, tipo la D e la U devono essere doppi,
ci ha attaccato il suo pistambrillo e allora a quel punto ho la sagoma del top dove tagliare il cerchio. Poi in teoria, se è tardi, io posso mandare in stampa tutta la scritta. Sì, così, anzi, no, non lo so. O stampo la scritta o stampo l'insegna. Devo calcolare i tempi in modo tale che quando torno dall'aperitivo a stanotte mi metto a stampare una l'altra, quella che non ho stampato. Ok, in pratica è così. Ok, quindi da sotto ci sono i cilindri che fanno passare il cavo direttamente dentro. Non mi fa impazzire che si vedano i cilindri, sto pensando di farla appoggiata e basta, e quindi fare dei cilindretti da 3 mm dal piano e bone non se ne parla più. Perché, oppure farli bianchi, con 30.000 cambi di colore, farli bianchi. Adesso vedo cosa fare. Prima ho anche detto o stampo la scritta o stampo l'insegna, in realtà era o stampo l'insegna o stampo la cornice, che ci sono 4 ore e mezza per stamparla. Adesso cerco di capire cosa fare, perché poi devo anche uscire. Però così l'unica cosa che si vede sono i sostegni della scritta, ma non il cavo che va su. Io userei anche un cilindretto trasparente, ma poi tanto dentro si vedono i cavi, quindi posso farci poco. Va bene, ho preso le mie decisioni. Sono stanco, ragazzi. Allora, ho staccato l'insegna, ho fatto i pistambrilli sotto da 5. Il che vuol dire che 3 annegano nel plexi, il plexi è doppio ma uno non è forato, quindi 3 annegano nel plexi e quindi spunta solo di 5. Quindi è sospesa ma solo un po' di scuretto. Il piazzamento è questo. Se riesco a farvelo vedere, forse facendo così e così. Ok, quindi è tutta sul davanti dell'Infinibit. Questo è il corpo dell'Infinibit, davanti ci saranno le ante. Verosimilmente o da 6 mm o da 12 mm, devo ancora decidere in funzione anche della branca delle cerniere che sono da studiare. Per lui lo tengo tutto sul davanti, anche perché di questo corpo in realtà solo 7 è l'utile, quindi in realtà risulta centrata. Guardando da davanti l'Infinibit risulta centrata perché è la profondità dell'interno, è centrata sulla profondità dell'interno, quindi c'è comunque la centratura. E questo qua lo faccio così. Adesso preparo tutto il file per la stampa, perché come vi ho detto il bianco sono gli ultimi due layer colorati diversamente, non è un reale colore diverso, non è una cosa da applicare. Vantaggi che con la bambù prima non avevo, è praticamente come l'etichetta che ho fatto del portafilamenti, è la stessa roba. Per quanto riguarda la cornice invece, ho dovuto necessariamente stondare anche lo spigolo dietro per poter fare il giro, e siccome mi venivano 3 spigoli su 4 stondati, ho stondato anche 4, quindi ha una forma tutta stondata così, che secondo me ci sta. Davanti c'è la parete di dita, parete dritta, 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 ed è stondata. Non è stondata sugli altri due lati, ha comunque una forma che ha una sua dignità e un suo sapore. Riguardo l'ordine di stampa, devo necessariamente stampare prima la cornice, perché io ho dentro un filamento nero opaco, pochissimo, giusto per stampare ancora una cornice, un filamento nero normale per stampare l'insegna, pochissimo, però perché l'ho finito tutto per quelle cazzo di zero clearance, per cui se stampo prima l'insegna, quando torno dall'aperitivo tra 4 ore, se sono ancora in piedi e non sto morendo, vado a sostituire quel filamento lì con quello, meglio gli metto di fianco il nero di backup, così almeno importa. Perfetto. Dai, finito sto giro, riprendiamo questo, che sarà lunga la strada per ottenere il risultato, però riprendiamo questo. Altri, quanti sono? 5. Altri 5 kg di filamento nero, ragazzi. Quando ho preso la stampante ho detto, non sarò mai uno di quelli con tanti tanti filamenti. Chili di filamenti che metà basta. Ora, è fantastica quella porta. A me mi pare una cagata, no, per me invece è fantastica. Domani, sabato e domenica, ragazzi, show, per forza, se no non porto a casa. Sistemare sto delirio, fare pulizia e quindi assemblarlo, dato che voglio assemblarlo in pulizia. Così almeno, cazzo, mi sembrava stesse staccando, invece devi essere la plastica. A posto, ci siamo, dai. L'abbiamo, è tutto strutturato e portato a casa. Ora si tratta di assemblarlo e fare le rifiniture. E poi, dobbiamo arrivare a lunedì, che ci sono solo le ante da fare, ante, boiserie e lama. Così c'è tutta una settimana, perché quando bisogna
far lavorare qualcun altro per al tuo posto, tipo devo andare assolutamente a chiedere al Ross e coordinarmi con lui, che non è neanche vicino a me, ci vuole più tempo. Riguardo l'idea di alcuni di usare questo, tutto sto malloppo di plexi opaco per fare la stazione di elettronica, sono 600 euro di materiale, ragazzi, 4,85, perché poi 600 è con l'altro, 4,85. Non lo useremo per quello, andiamo a usarlo per altro. Per quanto riguarda la stazione elettronica, la mia idea in realtà è fare qualcosa di richiudibile a muro. Ma abbiamo tempo. E comunque dobbiamo farla prima della domotica. Perché vi ricordo che il prossimo progetto è tutta la domotica del lab. Tutta. Creazione di sensori, grafica, elettronica. Vabbè, vedremo. Dai, ci vediamo domani.